Wood D'Amico e signori Rizzitelli, non vi svegliamo nel terzo numero i due intervistati, perché ovviamente è uscita oggi, quindi ancora non l'abbiamo svelato su internet. Bene. E come avrai visto nel primo numero, non poteva mancare il mio editoriale su Messi. Il mio amore Esatto. deve essere, no, sventolato ai quattro venti, per chi non l'avesse ancora capito. Invece, per quanto riguarda questa mia avventura personale, però ovviamente avrò nella prima puntata anche il mio collega Stefano Rizzo, ci sarai anche tu in Sarà un collegamento. piacere. E questa, appunto, faccio appunto una breve premessa per spiegare un po' come nasce questa trasmissione, Calcio Meraviglia, il processo del martedì. Perché? Perché è un doppio omaggio ad Aldo Biscardi, che purtroppo a ottobre ci ha Sì. lasciato, e a Indiaiatou Tutta, che ha compiuto 30 anni, quindi il famoso Cacao Meravigliao. Come non E dimentica. l'idea me l'ha proposta l'imprenditore Giuliano Proni a fine 2017. Mi ha detto: perché non omaggiare Aldo Biscardi? È sempre stato un suo pallino, quella di riproporre un po' in una chiave appunto esuberante questa trasmissione, che ha avuto così tanti consensi. E io ho aggiunto appunto questo Calcio Meravigliao, perché secondo me il calcio è un po' il cacao meravigliao dei tifosi. Tu poi sei più tifoso di tutti, quindi dovresti saperlo, no? Sì. Diventiamo proprio, siamo assatanati di calcio. Io utilizzo questa parola perché comunque ormai le partite sono spalmate in tutti i giorni della Sì, settimana, e veramente è una droga, non ne possiamo fare a meno, noi in primis che siamo qui a parlarne. E quindi, ecco, il taglio della trasmissione sarà molto effervescente, sarà con me presente in ogni puntata, ogni martedì sera su Start TV, canale 818 del Digitale Terrestre, sarà presente Fabio Petruzzi, l'ex difensore della Roma. Quindi, poi ovviamente si alterneranno vari ospiti, non vi svelerò tutto quanto perché lo dovete scoprire, e quindi mano a mano, ecco, svelerò le mie carte, diciamo così. Però ecco, sono molto contenta perché ci sono queste due grosse novità: l'una è il cartaceo legato appunto a Passione del Calcio, e l'altra appunto un programma Ritorno in TV finalmente, dopo un po' una breve parentesi di digiuno. Io adoro appunto tutto ciò che è radiofonico, televisivo, oltre che ovviamente il cartaceo, perché la mia vita è la scrittura. Però ecco, sono contenta di tornare, grazie a Giuliano Proni appunto, che mi ha dato questa opportunità, e speriamo insomma di ripagarlo facendo un buon lavoro. Allora, E ripeti, poi Maxi, io Erika, propongo una e poi Erika, sessione. scusate, poi Erika, poi non mettiamo in secondo piano il discorso che questo programma sarà molto concentrato sulla Liga Spagnola proprio. Esatto. Esatto, ma io lo volevo fare dire a te. E infatti, tra l'altro, proprio in merito a questo, non so se ci avete fatto caso che la Coppa del Re, di cui avete Sì. parlato prima, cadrà il giorno del Natale di Roma. Cioè, Esattamente. secondo voi è una coincidenza? Ma Non può assolutamente essere, no, perché anche c'è un perché. collegamento tra noi e la Spagna. Quindi io ovviamente mi divertirò a intrecciare qualche notizia appunto del campionato italiano con quello della Liga Spagnola. Ovviamente anche si parlerà di coppe europee, perché questo è il momento clou, quindi gli argomenti sicuramente non mancheranno. Sono molto curiosa del collegamento con te, Maxi, perché voglio parlare a 360 gradi del Barcellona, ovviamente, come Bene, ben grazie. immaginerai, e poi avremo di che parlare, visto che andremo in onda appunto dopo la sfida di domenica, e quindi Ah, preparati. quindi poi insomma ci Ma avete sì. anche. Io propongo, già che Erika parlava delle sue avventure, che ci sia una sessione che si chiami Las aventuras de la reina, le avventure della regina. Ma infatti ci dovremmo, guarda, Las aventuras della Alberto, ci reina. dobbiamo inventare una rubrica proprio la Reina della Noce, Esattamente. No, ma anche in TV. poi voglio dire, certo, poi, io ci sarò se tutto andrà bene, insomma, non ci, ma credo ci sono tanti biglietti per noi soci, 23.000 biglietti al Wanda Metropolitano quel giorno del 21 di aprile contro il Siviglia di Montella, quindi poi altre Ma ci partite col sarà Chelsea. Maxi, tu Sì. ci sarai, ma secondo te ci sarà Montella sulla panchina del Siviglia in quella finale o no? Secondo me dipende tutto se vedi il calcio quanto è strano. L'Atletico Madrid eliminato dalla Champions doveva essere distrutto e riapre la Liga e il Siviglia rischia di eliminare il Manchester United ma prende 5 gol a partita nella Liga. Non lo so, non lo so. La vedo molto difficile, sinceramente, che Montella ci sia il 21 aprile.
sta tenendo troppi schiaffi, ha fatto dei risultati buoni, però alcuni sono veramente indecenti. Credo anche che non lo so. La stampa andalusa dice anche che i giocatori non sono molto soddisfatti di Montella. Quindi, visto quello che sta facendo il Milan con un altro allenatore, forse ha un po' un problema. Bravo, Montella, Maxi, secondo Montella me un po' problema di rapporto con i giocatori. Sì, poi pesa ancora di più, secondo me, questo momento di Montella un po' negativo, a tratti negativo. Alcuni risultati li ha pure indovinati, ma altri no. E quando non li ha indovinati, Siviglia ha perso pesantemente, veramente. Pesa ancora di più questo cammino di Gattuso, perché questo confronto a distanza Montella-Gattuso in questo momento non regge proprio. Assolutamente, assolutamente. E quindi va bene, quindi comincerà il processo del martedì e mi raccomando, Erika, ripeti un po' dove si può vedere, così i nostri ascoltatori... Sì, lancio il messaggio pubblicitario. Esatto. Sarà visibile su Start TV al canale 818 del Digitale Terrestre, che è visibile nel centro Italia in streaming, okay, ogni martedì sera dalle 21 alle 22.30, benissimo, da martedì 6 marzo. E ovviamente durante tutta la settimana saranno spalmate poi le repliche. Certo. Non sappiamo ancora gli orari perché poi dipendono da una serie di cose, però ci saranno repliche durante tutto il giorno e per i giorni successivi al martedì. Come abbiamo detto, gli argomenti principali sono Serie A, Liga Spagnola e Coppe Europee. Benissimo, benissimo. In studio benissimo. Io e Fabio Petruzzi sempre, e poi si alterneranno gli ospiti. Benissimo, benissimo, benissimo. Va bene, allora l'ultima cosa la chiedo ad Albert per chiudere. Senti Albert, domenica oltre alla partita ci sarà anche il Barça, il popolo barcellonista renderà omaggio a questa leggenda del calcio spagnolo, dello Sporting Gijón, ma del Barça, che è Chini. Ovviamente non ti chiedo che tu non c'eri quando Chini giocava, però immagino che a casa tua i racconti l'hanno raccontato di questo giocatore. Sì, Chini fu uno dei grandi giocatori, diciamo, dal calcio spagnolo e anche possiamo dire dal Barça. È vero che arrivò quando ho arrivato anni. Quando è arrivato nel Barça lui aveva 31 anni, credo. Sì, 31 anni, quindi, esatto. Gli era arrivato un po' tardi, immagina questo in questo momento, un giocatore arrivando con 31 anni e la sua fase finita, ma è sicuramente arrivò in un Barça che non era il Barça che è adesso. Era il 1980. Sì, 79. Nell'80, scusa. 80, sì. È soltanto... con il Barça vinciò una Recoppa e due Coppa del Rey, ma sì, nessuna Liga, per esempio, quindi erano altri tempi, con tempi duri o tempi, diciamo, dove il calcio forse era più diversi, naturale, più con più opportunità per tutti, un calcio più naturale, diciamo, perché adesso ci sono situazioni, ci sono pregi, ci sono cose che non sono naturali, non sono normali. Io da Chini giocatore ovviamente non l'ho visto, hanno parlato molto bene e anche hanno parlato molto bene, soprattutto qui in documentali, sulla sua persona, una persona molto amata nella sua terra, in Asturias, ma anche qui in Barcellona, e anche la gente madridista, la gente di tutte le squadre l'hanno rispettato molto come un grande giocatore e come una grande persona. E niente, ovviamente... io non l'ho visto, ma una cosa che sì che è importante da dire è che, per esempio, il giocatore dal suo livello che fu 6 volte Pichichi della Liga, massimo goleatore, diciamo, immagina un giocatore da questo livello giocando nel Sporting di Gijón, perché lui ama lo Sporting, quindi erano altri tempi, un tempi dove la gente giocava anche per soldi, ma soprattutto per piacere, e soprattutto per piacere, per amare a un colori, a una città, a una squadra. Immagina un giocatore, come ho detto, 6 volte Pichichi e fino a 31 anni giocando nel Sporting de Gijón, quindi una cosa incredibile. Ma niente, con lui il grande aneddoto del suo sequestro, è la grande aneddoto che resterà per la storia del Barça, come
i momenti più nero, diciamo, ma niente in più. Io non conosco molto in più, conosco quelle più generali, quello che io sono ascoltato, che ho letto, ma per disfortuna mai l'ho visto giocare, mai l'ho visto, né mai ho parlato con lui. Eh sì, no, infatti questo è... Però insomma, si conosce oltre alla Spagna, ecco, ha fatto anche molto... è stato anche sulle pagine dei giornali sportivi italiani, proprio perché Chini è stato un grande giocatore, è stato, come hai detto tu, 6 volte Pichichi della Liga all'epoca, e poi è famoso per questo... Sequestro. Per questo sequestro, e sicuramente per quelli della mia generazione è famoso anche perché nelle prefazioni del libro di Manuel Vázquez Montalbán, Il centravanti è stato assassinato verso sera, che è un libro che in Spagna, in Catalogna, è uscito nel 1988, in Italia è arrivato nel 91, io l'ho letto più o meno nel 93, 92, 93, e nella prefazione, nella critica, la stampa e gli italiani scrivevano che ricordavano che si è ispirato a questo libro, al sequestro di Chini del 1 marzo dell'81. Guarda caso, Manuel Vázquez Montalbán scrive la prefazione al libro di Chini che racconta del suo sequestro, quindi esatto. Un po' tutto torna. Va bene, è l'una meno 3 minuti e siamo proprio nella noce, nella nit più totale, la notte più totale. Siamo nel mio elemento, esatto, siamo nel mio elemento, Max. Nella reina della noce. La reina della noce, scusa. Esattamente. Allora io saluto Stefano Rizzo, do appuntamento a tutti quelli che vogliono leggere e Stefano Rizzo su passionedelcalcio.it, sulla rivista che trovate a Roma Sud nei bar, in particolare tantissimi locali, esattamente, bar, ristoranti, e poi lo ascoltate tutte le settimane nell'audio del commento, la famosa rubrica I 5 minuti del direttore, che ha anche una sua sigla che sembra quella del telegiornale della BBC degli anni 50 e fatta ad hoc per Stefano Rizzo. Fa paura, ma... E ora ci manca la sessione da Saventura della Reina. Sì, Lorenzo, quando gli ho detto guarda, devi fare la sigla per la rubrica di Stefano, come si chiama la rubrica, mi fa Lorenzo, il fonico. Dico, guarda, si chiama I 5 minuti del direttore. C'è un commento, e su quello noi facciamo e noi rispondiamo, insomma, e commentiamo appunto quello che pensa, i concetti che pensa Stefano Rizzo. E allora mi ha detto, dice, beh, allora dobbiamo fare una cosa in stile telegiornale, insomma, esatto. Il direttore, no, mette un grande, po' grande questa Lorenzo. Figura, e ha fatto questa cosa che veramente sembra la sigla del telegiornale della BBC degli anni 50. Dopo un po' scopriremo che qualche giorno Stefano, invece di mandarci il suo audio, ci manda un discorso di Churchill, non lo so, sì. Cosa. Lo stile è quello, sì. Non l'ho mandato però, Maxi. Non ho capito, scusa. Il discorso di fine anno non l'ho mandato, infatti. No, poi quando io l'ho ascoltata, la prima volta ho detto, ma Lorenzo, ma mi sembra anche un po' pesante, un po' corposa. Dice, beh, ma Stefano è una persona molto distinta, molto precisa, molto... cioè, non è... Lorenzo mi ha fatto, non è mica come noi. Ah, vabbè, allora se tu sei un artista, l'hai intesa così, mi va bene. E in effetti, insomma, da questo tipo di inquadratura. Quindi, ok, noi salutiamo Stefano Rizzo, che ritroviamo nel commento la settimana prossima. Salutiamo Erika Eramo, che invece parte martedì con questa grande avventura televisiva. Invece per l'avventura della reina mettiamo quella di Ricky Martin, la reina della noce. E beh, quello che già è pronto. Una cosa un po' più movimentata, meno distinta. Sì, no, per carità. No. Questo punto, se Stefano può rappresentare... Grazie a voi. L'amplomba anglosassone, tu rappresenti proprio l'ambito latino, ecco. E il calore. Esatto. Il calore. E salutiamo Alder Parera Puice, che va domenica allo stadio, al Camp Nou, a tifare Barça e a sostenere il nostro grande Kip, e lo ascoltiamo la settimana prossima, sperando che ci racconti una grande partita, una grande vittoria del Barça. Ciao Albert. Ciao Albert. Porta bene Albert. Ciao. Io ringrazio ciao. Te, ciao a tutti. Sì, un attimo, se no ci... Io ringrazio te, Max, ringrazio Alberto, saluto
Albert, faccio in bocca al lupo ad Erika, che per la sua nuova trasmissione, che sicuramente sarà un successo.